Quindi l'idea è partire dall'Italia e andare fino a Istanbul per prendere l'aereo per la Nuova Zelanda. Poi c'è stata una fase in cui mi sono reso conto che a Istanbul non riuscivo ad andarci, che era troppa, allora ho detto arrivo fino ad Atene. Poi da lì prendo una corriera e vado a Istanbul e buonanotte. Come mi sono preparato per questa cosa? Non ho fatto granché in realtà. Ho continuato a camminare, che era una cosa che già ci avevo preso gusto. Quindi mi sono fatto delle grandissime camminate sulle mura di Ferrara, dappertutto. Ma in realtà, quando fai una roba di questo genere, non ti puoi preparare, nel senso, l'unico modo per prepararsi è farla. Quindi io sono partito con delle aspettative che ovviamente non corrispondevano al vero, però poi mano a mano che ci sei dentro ti adatti. E niente, ho fatto in modo di prepararmi il mio zaino e tante buone speranze e tanto, non lo so, tanto qualcosa e poi mi sono detto basta, si parte. Sono partito il 2 luglio, mi pare, 2 luglio del 2015 e avevo l'aereo da Istanbul il 15 settembre del 2015. Quindi io sapevo che in quei 2 mesi e mezzo in qualche modo sarei dovuto arrivare là. E ci sono arrivato. Bravo.